Mi trovo in Città Vecchia, precisamente dalle parti di Via Duomo, Vico Serafico, è un vico, appunto un vicolo, una traversa di Via Duomo. Stavo facendo così una ricognizione per evidenziare le varie criticità della zona ed ecco che mi è stata segnalata una situazione, questo locale in cui, da cui praticamente fuoriesce un odore assolutamente sgradevole di liquame proprio, e un artista del posto ha da dirci qualcosa. Da quanti Non sono un artista del posto, sono solo uno che ama la Città Vecchia. È un artista, posso no, dire? No, non sono un artista. La mia artista c'è il mare. Va bene, guardiamo là. Soltanto che guardate, qua ci troviamo in Via Duomo, qua anche ieri sono passati i croceristi. Sono 10 giorni che telefoniamo a tutti, fino a ieri mi sono rivolto ai vigili, mi sono rivolto ai carabinieri, mi sono rivolto alla polizia. Qua c'è una fogna intassata, un locale che si riempie di liquame. Potete immaginare l'odore che fuoriesce da questo locale, e qua ci troviamo subito in Via Duomo, proprio a 5 passi, dove la gente cammina e cammina col naso tappato. Ora signori, dite, ecco, vedete la gente che passeggia, e questo è l'odore che esce da questo. Ora ditemi signori, a quale santo dobbiamo votarci affinché in Via Duomo, nel centro storico della Città Vecchia, venga qualcuno che si degni di toglierci questa merda. Signori, ancora una volta ecco il tarantino. La merda in faccia e il tesoro sotto al culo. Provate a contraddirmi. No, ha perfettamente ragione. Sì, penso di avere sì ragione. Questo è il tarantino. Se io dovessi disegnare metaforicamente il tarantino, disegnerei un barbone sporco, lerso, seduto su un baule pieno di oro, con la merda che piglia se la mette in faccia. Ma perché fate venire i turisti qua? Per far vedere cosa? L'odore di merda e i palazzi caduti, quando sotto al culo abbiamo il tesoro? Sveglia! Sveglia! Siamo stufi! Lo capite che siamo stufi di questa gestione? Ma lo capite che a Fuorigrotta, a Napoli, un prete, solo perché ha restaurato un ipogeo, ha fatto 2 milioni di incasso, e noi abbiamo una città di ipogei? Porca miseria! Basta! Basta! Vedete? Basta vedere la città ridotta in questo modo! Ci fate vergognare di essere tarantini! Basta! Sono parole sacrosante. Sono parole di uno incazzato che ama la sua città, indipendente da chi tu sia. Indipendentemente da chi tu sia. 10 anni che sono tornato a Taranto, 10 anni che mi avete riempito i coglioni di progetti. Ve li mettete nel culo i progetti. Lavorate, porca miseria. Lavorate. Altro che progetti del cazzo. Queste sono... Queste sono le parole di un tarantino incazzato. Ma comprendo lo stato d'animo, parole sante. Per questo, vedete, non ci eravamo neanche messi d'accordo. E per questo il 12 giugno vi chiedo con tutto il cuore di svoltare. Non è possibile avere una ricchezza meravigliosa come appunto il nostro borgo antico, la nostra Città Vecchia, e vederla ridotta così. Sono parole di chi ama la città e di chi la vive giorno per giorno.